E nel frattempo cambiamo adesso decisamente argomento. C'è un altro fenomeno che si sta notando nel nostro territorio, ma non solo, negli ultimi anni. Stanno chiudendo sempre di più le filiali delle banche, anche in provincia di Padova. Alla base dello sviluppo economico di una nazione c'è sempre una banca. La storia di queste importanti realtà muove i primi passi tra le civiltà lontane come gli Assiri babilonesi o i greci. Era uso all'epoca affidare i propri averi a funzionari religiosi o a membri dei palazzi reali, forse anche incautamente. Gli istituti di credito trovano infatti, se vogliamo, fondamento proprio sul rapporto basato sulla fiducia reciproca, rapporto che in alcune situazioni può essere disatteso. Che si parli di depositi o di prestiti, la storia è ricca di aneddoti. La signoria di Firenze, ad esempio, venne concessa alla famiglia dei Medici per sanare un cospicuo debito economico. Arrivando ai giorni nostri, a fine 2015 nel Padovano si contavano 9 banche, ma l'accorpamento in parte di Veneto Banca, Popolare di Vicenza, nel gruppo Intesa San Paolo e in parte alla fusione di alcune piccole banche di credito cooperativo le ha ridotte a 4. Altro significativo calo è quello legato agli sportelli che da 578 tra Padova e la sua provincia negli ultimi 5 anni sono calati a 431, meno 147. Di questi 139 sono a Padova, il resto è in provincia. È Banca Intesa la più presente nel territorio con 98 succursali, segue Monte dei Paschi con 72. Le varie fusioni hanno prodotto 1.533 esuberi gestiti con il Fondo di Solidarietà. Le stringenti regole europee legate alla gestione dei rischi delle banche e l'attenzione alla vendita di prodotti finanziari e assicurativi più remunerativi per le casse degli istituti hanno inoltre dettato tagli al credito per le imprese e le famiglie padovane pari a 4 miliardi. Di euro. Se a fine 2015 venivano erogati 28,6 miliardi, lo scorso anno venivano erogati solo 24,6 miliardi. Le banche hanno sempre svolto e secondo me svolgeranno ancora il loro ruolo per la società, per le aziende, per le famiglie, però devono spogliarsi un po' di questa modernità. Dobbiamo ritornare un po' alle origini, come era la banca di una volta. Una volta il direttore di filiale era come un maresciallo di carabinieri, conosceva tutti i vizi e virtù della propria clientela e delle proprie aziende. Così si tornerà a fare banca come una volta, certo non essendo contro la tecnologia, ma la tecnologia non deve essere una dittatura sul modo comportamentale del bancario. Manager che sono abbagliati dal territorio a brevissimo tempo e dopo magari qualche anno abbandonano la banca lasciando i cocci ai poveri dipendenti che rimangono. E adesso